Benvenuti alle Maldive! Questo video è sponsorizzato da McDonald's e Amukina. Grazie. C'è il virus cinese che gira. Sì. Quindi bisogna fare molta attenzione. C'è scritto di lavarsi bene le mani. Mi ha detto mia mamma. Ok. Che bravo. Grazie. Una moneta, scusa. Un mese fa esattamente mi hai fatto sto giochino che adesso farò io a te. Scegli un numero da 1 a 40. 15. No. Ah, 20. Cos'è il 20? Oh là là. Io ero finita a Roma e tu alle Maldive. Com'è sta storia? Mi piace sto gioco. Sì, sì. Sei pronto? Sei pronto? Principiante, muovi. Ma io pensavo di andare a Dusseldorf. Dai. Potremmo andare di là volendo. Invece no. Sono più di 10.000 euro e io devo pagare. Got the ravioli, nigga. Fuck you, I don't want no ravioli, nigga. Era tutto delizioso, devo dire. I love you. I love you. Siamo arrivati all'aeroporto di Malé, ci è venuta a prendere la nostra guida perché oggi faremo un giro a Malé e poi andremo sul nostro atollo. Siamo qui da 3 minuti e abbiamo già beccato la nostra prima pioggia. Il bello della pioggia qui alle Maldive è che dura 10 minuti, poi comincia a uscire il sole. Comincia a uscire, non esce completamente. Sta uscendo. Stiamo facendo un giro di Malé, tra l'altro con le valigie. Non è una cosa furbissima. Ah, che bello, è a ostacoli il percorso. Meraviglioso, meraviglioso. Bello! Sei molto carino con i braccialetti antinausea dei bambini. È obbligato a metterli. Non ti è obbligato, stai per vomitare. Sto per vomitare. Sono nato dal mare. Ricordo a 5 anni quando ho fatto la traversata per andare in Italia. Eravamo io. Basta. Con le barche. Siamo sullo speedboat che ci porterà a Danghetti.
2 hours later. Penso dove faremo colazione, pranzo e cena. Ciao. Che bellezza! Che bellezza! Non si può descrivere la bellezza della natura così incontaminata. Credo di avere un po' d'ansia. Forse perché mi hanno già fregato un uovo dal piatto. Può essere questo? Se fosse stata di me la maschera. Hai finito? Hai finito? Allora, oggi abbiamo la prima escursione di questa vacanza maldiviana. Nuotare con le mante, quelle grosse, giganti, che io non mi ricordo mai così. E Momo si sta cagando in mano. Ma va... Paura è il mio secondo nome. No, aspetta. Temerario è il mio secondo nome. È meglio il primo, Vito, ti si addici di più. Allora, lui ha paura delle meduse. Ah, le meduse. Di qualsiasi pesce che incontra sulla sua strada. Ah, sì, sì. Mi mangio i pesci, i bastoncini. Basta. Vabbè, quindi sarà una bellissima esperienza. Non vedo l'ora di vederlo in azione. Io no. Partiamo per questa escursione con le mante di cui Momo non vede l'ora.